Bentrovati su Rock and Roll Radio. Oggi voglio parlarvi di un'altra inarrivabile icona, autentica sacerdotessa del sesso, ahimè non io, nonché conturbante bambola che insegnò a Elvis, la prima vera rockstar, come muoversi sul palco e sotto le lenzuola. Lei si chiama Tura Satana, è una vera bomba sexy, dai capelli corvini e dal fisico statuario. Di origini Cherokee e giapponesi, musa ispiratrice del regista Russ Meyer e dei suoi film pieni zeppi di feroce e spietate eroine dai fisici bombastici, nulla a che vedere con quelle bambole di gomma strafate e strappine di botox di oggi. Queste erano fiere femmine da capogiro. La madre di Tura fa l'acrobata al circo e le insegna a usare gli hula hoop. Così Tura impara a ballare lo shimmy e a cimentarsi in altre mosse pelviche. A 14 anni già lavora come seducente venditrice di sigarette al Trocadero Club di Los Angeles e fa perdere la testa a ogni uomo che incrocia il suo sguardo. Ma vi mostro una sua fotina. Venitemi voi. E ricordo che erano i tempi in cui i fisici erano veri, non erano tutti rifatti. Io la prima volta che l'ho vista ho sentito vacillare la mia eterosessualità. Infatti da allora, e non solo per la perversa bellezza di Tura, io mi definisco un etero flessibile. Nel 1954, a soli 16 anni, Tura incomincia a lavorare come ballerina di striptease con il soprannome di Miss Japan Beautiful nei locali di Las Vegas. E lei l'antesignana del burlesque, sua regina incontrastata in America in quegli anni di moralismo e omologazione. La prima volta che ho letto quale fosse la sua specialità scenica, sono rimasta letteralmente a bocca aperta. La sua arte si chiama Tassel Twirling, ossia la capacità di far roteare le mini coppe piene di lustrini che le ricoprono i capezzoli. Wow! È l'unica persona al mondo capace di farle roteare mentre se ne sta sdraiata sulla schiena e in entrambe le direzioni. Se avesse preso la giusta velocità avrebbe potuto anche librarsi in cielo. È durante una sua esibizione che Elvis la nota, strano, e ne rimane folgorato. The King vuole imparare a muoversi come lei, ancheggiando e simulando il sesso sul palco. Tura gli insegna a ballare, a baciare, a fare l'amore e a fare sesso orale. Lei sì che è stata un'autentica Dr. Love. Tura è stata la star di un fumetto intitolato Tura Satana, The Ultimate Femme Fatale, e ha anche recitato la parte della perfida e algida Varla nel film Fast Pussycat Kill Kill. Il genere di film che avrebbe poi ispirato Quentin Tarantino. Questa volta il consiglio a voi donne lo prendo direttamente dalle lussuriose labbra di Tura. Be hot, be sexy, be feminine and kick asses. Ragazzi, fate i bravi, perché noi pussycat quando ci incazziamo, calciamo. And the music kicks in. Bye pussycats.